Non si riesce a cioè, stare, ecco, capisci? Ecco, più o meno così. Ora. Sul lato lì, così. Schiacci pure un po'. Sotto lì così. Se riesci a vedere, non ci sta purtroppo, perché è proprio difficile che smette tutto. Vedi qua, per esempio, ci sono tonnellate ancora di bottoni, per esempio. Ci sono particolari di tutti i generi. Questi sono tutti i bottoni che si utilizzavano per le meccaniche dei bassi di allora. Tutti i bottoni di madreperla del canto della fisarmonica, di vari tipi, varie dimensioni. C'erano parti di legno, c'erano parti... Qui ci sono ancora invece tutte le... ormai marciti praticamente, molti di quei disegni che erano fatti ancora con l'inserzione nel legno. E guardi che finezza di lavorazione. Io adesso posso benissimo prenderne uno e anche ormai, visto che è tanto rovinato, anche aprirlo meglio. Si vedono proprio i filetti, vede, questi sono fili che venivano praticamente traforati uno per uno e venivano inseriti nel legno per fare il disegno. Erano cose incredibili, ecco. Queste erano delle viti di qualche oggetto che serviva a pressare, a bloccare, penso, delle presse. C'è di tutto, di più e di tutto. Poi queste le abbandonate completamente, qui fra l'altro li sarete anche voi, penso, tutte piene, riempite di ragnatele, ma c'è poco da... Perfetto! Questo è uno dei modelli, sempre prima del 1928, perché nel 1928 Mariano è morto e praticamente metteva la sua fotografia a garanzia del fatto che lo strumento fosse passato nelle sue mani. Direi di partire da quando Mariano Dalla Pè è nato e dove soprattutto, a Brosino di Cavedine, in provincia di Trento, allora su Tirolo austriaco. Nasce in una piccola famiglia contadina, molto povera, per cui preferisce abbandonare questo paese montano e, come dicevano allora, viene in Italia a cercare fortuna. Lui era un minatore fochista e quindi trova impiego a Genova. Aveva portato con sé a Genova il suo fido organetto, diciamo. A Genova successe che lo scoppio anticipato di una mina lo rese praticamente claudicante, perse il lavoro e fu costretto a riprendere la strada verso il suo Trentino. A Stradella, e questo fu proprio un caso, lo strumento si ruppe. Si ingegnò ad aggiustarlo e riuscì a costruire la prima fisarmonica diatonica a cassetta italiana. Cominciò con qualche operaio e fu un continuo crescere fino al 1929, quando si toccò l'apice prima della grande crisi mondiale. Questa qui praticamente è una foto del 24 maggio 1898 che vede Mariano Dalla Pè in centro a un gruppo di operai, cioè il gruppo degli operai impiegati allora. Erano già una quarantina e, come si può notare, c'erano anche, come usanza dell'epoca, parecchi bambini lavoratori, però, ecco. La storia della fabbrica era questa, chiaramente molto dilatata, perché per esempio appunto il periodo della lavorazione prima dei mantici, quasi tutto questo locale era adibito alla lavorazione dei mantici. Poi avevamo naturalmente degli stanzoni superiori dove c'era tutta la decorazione della fisarmonica. I calcoli che fino al 1928 c'erano 290 addetti. Proprio una novantina erano addetti solamente alla decorazione della fisarmonica. Poi c'erano i vocisti che avevano invece sempre avuto queste loro cellette, diciamo, per conto loro, perché ovviamente non dovevano disturbarsi. C'erano poi gli intonatori che invece anche a loro volta avevano ancora anche loro degli stanzini. È chiaro, c'era un sacco di gente, quindi erano proprio tutto dilatato. Oggi praticamente, infatti, c'è un operaio ormai che fa sia le tastiere che le meccaniche, e poi c'è un altro che prepara un po' di tutto i lavori per questi, perché logicamente ecco, un operaio come appunto Sergio, che avete visto, non può prepararsi le piccolissime cose, no? C'è chi gliele prepara, però insomma praticamente lui è in grado ormai di supportare una produzione anche abbastanza elevata, trovandosi tante parti già preparate. Thank you.
Ecco fatto. Adesso mettiamo questi morsettini che tengono premuti gli angoli sulle loro parti. Adesso mettiamo altri di qui. Questa è proprio la partenza della lavorazione della fisarmonica, come se fossero due cassette squadrate in legno che poi vengono naturalmente modellate per dare la forma anche più elegante allo strumento. E sono le parti principali di cui è composta la fisarmonica. Questa per esempio è la mano destra, quindi la parte che si suona appunto con la mano destra, detta anche parte del canto. Questa invece è la parte dei bassi o mano sinistra, perché appunto viene suonata con la mano sinistra dell'esecutore. Ecco, queste sono tutte fasi che per fare uno strumento non del livello nostro si potrebbero evitare, ecco. Invece chiaramente qui vengono fatte proprio perché si vuole raggiungere il più possibile, perlomeno tendere alla perfezione. Per evitare anche appunto che c'è una dispersione d'aria, quella poi delle valvole. Esatto. Queste valvoline qui vengono appoggiare qui e servono per aprire e chiudere, quindi mandare o togliere l'aria. Quindi se ci fossero eventuali perdite abbiamo compromesso tutto il nostro lavoro. Allora ecco il motivo per il quale bisogna seguire una certa precisione. È concentrato soprattutto sul movimento dell'aria e quindi anche il minimo passaggio potrebbe compromettere il tutto. Quindi serve e bisogna seguire la maggior parte delle volte che ci sia una tenuta ermetica massima. Sono arrivato nel 1980, sono 25 anni. Ho cominciato da bambino, ma il mio lavoro è sempre stato nell'ambito della falegnameria. E da 25 anni di questa parte, insomma, sono arrivato ad essere in grado di poter preparare la fisarmonica in tutte le sue parti. Siamo a riprendere. Ho detto tutto, Sergio, senza solo riprendere la parte. Vediamo proprio la partenza, avendo visto la parte dei bassi appena completamente nuda, cioè quindi senza ancora nessuna parte metallica di meccanismo. Qui cominciamo per esempio a notare che ci sono già montati i pulsanti dei registri, che cambiano, ecco, esatto. E poi praticamente c'è un inizio della preparazione della meccanica. Questa è proprio la parte musicale che è abbinata a quello che sto facendo. L'inizio salta fuori, qui si vede un po' meglio, le testiere sono quelle lì, sono aperte, lì si vede. Vengono arricchite fino a essere finite in questo modo. Questi fili là vengono messi proprio dentro, abbinati, e poi con i pistoncini segomati salta fuori il meccanismo, che alzando i tappi sotto, quando prende l'aria la voce, permette di suonare. E sono già abbinati gli accordi già fatti e il basso singolo. Ogni cosa è un accordo di tre note già predisposto. Sono quattro tipi di accordi, no? Allora il modello mi dice che la prima stima ne ha due davanti e uno dietro, il secondo ne ha uno davanti e due dietro, così via di seguito. Si ripetono dopo i 12 torna ancora la prima stima e vai avanti per 8. La partenza è sempre questa, il primo che va su e vai avanti, 1 e 2, 3 e via via. Se accavalli uno di questi hai l'accordo sbagliato. Non posso tenermelo in mente a testa questo. E li metto giù in questa base, poi via di seguito li infilo dietro.
14 anni ho cominciato a fare l'idraulico, poi 14 anni e mezzo è l'inverno e l'edilizia non lavorava d'inverno. Ora mi ha lasciato, era fuori là, una ditta di fisa vicino alla stazione, cercaci apprendisti, sono andato a vedere. Che poi non volevo continuare, tutt'altro. Sono nati sì. È andata a finire così, e buonanotte al secchio. Prima ti faceva vedere buttare dentro i fili, le mole e le valvole, e poi andava di quello più bravo. Poi cominciai a mettere gli altri fili, poi ti titta tu, che poi ci fa tutto normale. Poi dopo 20 anni abbondo a fare un'armonica. E poi la perfezione ti viene con gli anni di esperienza. Sessanta, giocavo a calcio, preferivo giocare a calcio, andare avanti e far quello, a parte che avevo fatto ragioneria, mi ero appunto diplomato, nel frattempo studiavo anche all'università. Ho continuato col calcio comunque un pochettino e poi ho preferito lasciar perdere. Mio padre giustamente mi ha quasi messo un out dicendo: o continui o vieni con me, e, o finisci prima gli studi e poi vieni con me. E da allora ho continuato fino ad oggi con alterne fortune, anche date soprattutto al mercato. Mi sono comunque dedicato con molta passione. Il patatrac è stato alla guerra in Jugoslavia. Boh, noi lavoravamo 90% con la Jugoslavia. Da quando Milosevic si è messo in testa da conquistare la Bosnia, infatti è morto anche lui, l'ho fatto morire. Basta, Jugoslavia, niente, è sparito il dinaro chi lo cambia adesso? Non cambia mica nessuno, una volta era quotato. Un dinaro volevo, se non mi sbaglio male, 6 lire italiane. O l'incontrare, no, 6 lire italiane mi sembra la quotazione del dinaro. Ai tempi di Tito, non Milosevic. Poi morto Tito è andato avanti fino agli anni 80, poi basta, 82, 83. E stop. Questa è una delle fisarmoniche false con cui ogni tanto arriva qualche slavo, non sanno che si trattasse effettivamente di un falso, ma la maggior parte lo sanno. Infatti loro dicono che fisarmonica, cioè quando uno domanda e dice: tu che fisarmonica hai? E uno risponde: io ho una dalla Pè original, quindi originale. Invece dice: io ho una domacia dall'APA. La domacia dall'APA vorrebbe dire dalla Pè fatta in casa, cioè praticamente una dalla Pè che facciamo noi. Secondo loro, perché la maggior parte dei materiali, come in ogni caso, li comprano in Italia, Castelfidardo, eccetera, ritengono che essendo di produzione comunque con pezzi italiani possa essere comunque equiparata a una dalla Pè senza arrivare all'originale, quindi uno strumento valido, però dici: io ho una dalla Pè. E questi sono proprio, è una di queste fisarmoniche che è fatta con pezzi di recupero, con imitazioni, perché per esempio questo tipo di coperchio è molto simile al nostro, quindi qualcuno si è messo anche a fare uno stampo per fare un qualcosa di molto simile. Il dalla Pè si vede benissimo che è addirittura traforato a mano. Per noi è stata quasi una, direi che è quasi una reclame, proprio per il fatto che adesso anche molto spesso anche chi non ha dalla Pè, quando dice vado a prendere la mia fisarmonica, dice moia dall'APA, cioè la mia dalla Pè, anche se non c'entra niente con dalla Pè, quindi dalla Pè è diventato quasi sinonimo di fisarmonica, e anche questo per noi è gratificante, ecco. Ma bene preparato, sì. Col taglio giusto
dovremmo lasciare tutto il disegno, perché se intanto questa qui non ha problemi visto che non ha i registri. Qui sotto poi non si nota tanto, no? A meno che, ah no, cioè tira la riga dritta anche qui. Ah no, infatti vedi che è sbagliato. Bisogna raddrizzare magari. Bisogna raddrizzare un pochettino qui in fondo. Lo faccio dopo con il pennarello. Fai tu col pennarello, qui in fondo, vedi? Lo sormonto un po' Sì, perché si vede là che manca, ecco. Lo sormonto un po' di più. Lo sormonta tu, vedi tu. Questo qui serve? No, non serve niente, le misure del collo. E quindi tu lo piazzi. Sì, poi lo collo, come dicevi, che non viene domani pomeriggio, quindi è pronto. Sì. Il collo addirittura, tanto ne facendo recente. Ah, beh, sì. Volendo, sì. Il collo. Va bene. Così almeno è già pronto. Ecco, fuori c'è. E siamo a posto. Va bene. Ok. Qui c'è entrato. Questo qui. Sono tutti i disegni che possono essere messi sulle sopracoperte e quindi traforate. Sono le varie possibilità di abbellire la sopracoperta della fisarmonica. Poi c'è la possibilità di personalizzarla in base alle esigenze del cliente. Se uno vuole messo anche il suo nome o qualsiasi cosa, ecco, c'è la possibilità di fare. No, ce ne sono tantissimi disegni. È uno special model su Madia che dovrebbe essere, se non sbaglio, il nome di una regione slava. Questo nome si usava molto un tempo, questo nome particolare. Adesso non più. Questo è lo stemma dei Karađorđević, che erano i reali di Serbia. Questo è veramente un reperto, perché è una delle primissime, dei primissimi coperchi per le primissime fisarmoniche che sono stati fatti per la Jugoslavia. Naturalmente non avevamo problemi, non abbiamo mai avuto problemi a fare il disegno che veniva richiesto, perché c'era addirittura qualcuno, ricordo a un certo punto, che volevano il pavone, non si capisce perché non aveva neanche una tradizione, ma quella l'abbiamo fatta anche con un signore, ha mandato una bella fotografia di Sofia Loren e ha voluto che fosse messa nel coperchio, ecco, per esempio, perché si poteva far tutto. Qui invece, come vi dicevo, ecco, cioè, si può vedere l'utilizzo dei vari di coloro che lavoravano con il traforo per fare questi lavori. Questi sono praticamente quasi dei pizzi, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo, e sono continuati. Questi sono intorno agli anni 30, anni 40 e anni 50. Questo è un modello che si faceva per gli Stati Uniti, per esempio, che già migliorava, diciamo così, quando rendeva leggermente più moderno quello degli anni precedenti, anche se manteneva comunque un sapore comunque di altri tempi. Oggi, con quello che vediamo oggi, indubbiamente la cosa è abbastanza diversa. Oggi è molto più lineare. No, adesso il cartone lui prima, no? Sì. Adesso può dare l'acqua, può dare il canto con quel giacone di qua. No, da come si dice, fa fuori l'acqua. Ho lavorato qui 40 anni, però non facevo questo. Qui è un lavoro tutti gli altri, il magazzino, che mandava la roba, la lucidavo. Quando venivo questo facevo anche questi, ecco. Non è un lavoro che... Ci ho fatto 40 anni, no, sono venuto 14 anni, purtroppo, prima eravamo in tanti. Tutti i lavori lunghi, sono tutti fatti a mano praticamente e non sono stampati, ecco. Questo qui è un modello nuovo con tutti questi quadrettini, no? L'ha fatto il dottore, l'ha disegnato appositamente per questo, altrimenti abbiamo tutti quelli con la cetra a un'ora e mezzo, due ore, ecco, due ore come minimo. Dipende anche se il lavoro, se ci sono tanti buchi, qui ce ne sono un mucchio, vedi tutti questi buchetti qui. Loro ogni buco deve passare il seghetto, allora il lavoro viene lungo. Vedere la fabbrica così andata giù così, perché prima c'era il reparto di lì, c'era un reparto di là, insomma eravamo in tantissimi, e adesso insomma ci soffro a volte perché mi sembra la mia casa, ci siamo stati tanti anni, no? Che... Queste sono fotografie bellissime degli operai,
di gruppi, quando, perché con mio padre gli operai facevano parecchie gite, li portava in Trentino dove andava lui eccetera, perché faceva un po' paternalistico diciamo, e quindi li portava. Questa è il vittoriale degli italiani, questa qui è nella nostra villa di Brusino di Cavedine. Questi sono appunto dei buoni di requisizione di fisarmoniche che i partigiani mandavano in fabbrica per ottenere degli strumenti. Chi dice, qui sono i partigiani dell'Oltrepò Pavese che chiedono per favore alla vostra rispettabile ditta di inviargli immediatamente, entro 10 giorni, una fisarmonica. Se ciò non avvenisse, procureremo il modo di averla. Guardate che non scherziamo. In attesa di inviare i nostri distinti saluti italiani, eccetera, eccetera. L'appuntamento per il giorno dell'arrivo lo fissiamo per il giorno 24-45 alle ore 10. Favorite a consegnarla all'attore della suddetta lettera. Guardate, se succedesse qualcosa a lui, responsabile siete voi, allora andate conto dei dispiaceri che voi potete già immaginarvi, guardatevi bene. Negli anni 50 invece, dato che praticamente era stata fatta a contraltare, diciamo, dal regalo che il papà aveva fatto a Santo Padre, gli operai avevano chiesto di fare una fisarmonica per Stalin, ed è stata fatta regolarmente, ci hanno chiesto e non c'era niente di male. Mio padre ha messo a disposizione tutto il materiale, gli operai hanno messo a disposizione il lavoro, la fisarmonica è stata finita, fatta, consegnata al consolato, però non sono andati fino in Russia, anche perché allora c'erano grosse difficoltà, penso. L'hanno consegnata al consolato generale dell'URSS a Milano e poi non si sa più dove è andata a finire, come onestamente non si sa dove è andata a finire nemmeno quella regalata al Vaticano, perché avevano fatto anche a un certo punto, vi hanno chiesto, ma probabilmente era stata quasi immediatamente destinata a una missione, perché lo scopo di quella fisarmonica era di far vedere che si poteva fare una fisarmonica, aveva le potenzialità dell'organo in una scatola da fisarmonica, insomma. Finita. No, poi devono lavorarla tutta, né? Dipingerla, mettere. Dottor! Oh dottor, che quadrate chi? L'ho fatta, l'ho finita adesso. Ah. Comunque tre domandam, la signorina. Non sono questi quadratini qui che non vengono bene. Adesso poi con Roberto vediamo col becchino con la lima. Sì, Roberto li manda a posto. Prendiamo con queste due pinzette il nostro pezzo di celluloide e lo passiamo 30 volte con la stessa velocità nel bagno di acetone. Lasciamo colare un po'. Lo appendiamo per qualche minuto per asciugare il vapore dell'acetone e poi possiamo procedere con l'impellacciatura vera e propria.
in base alla dimensione e alla lunghezza variano anche il numero delle volte, perché in un pezzo, una corsa lunga richiede più tempo, mentre c'è un pezzettino, e quindi aumenta il numero delle volte per dare la possibilità al materiale stesso e all'acetone di fare il suo effetto. Comincia poco per volta ad asciugare fino ad arrivare completamente malleabile. Questo è molto importante da vedere, è quando incomincerà a fare tutti questi rigonfiamenti ed è il segno che comincia a rilassarti proprio il momento praticamente vero e proprio. Asciughiamo ben bene tutta questa parte. Ecco, arrivati a questo punto la cerolaia è diventata molto, si può allargare, si può allungare proprio per dare la possibilità di far aderire tutte le parti. Si procede in questo senso, si distende in modo che tutta l'aria possa uscire e garantire una buona tenuta, con un po' di pressione con il palmo della mano, avendo sempre l'attenzione che tutta l'aria esca. Allora, si toglie un po' di celluloide in questo modo, quella in esubero. Adesso su tutte queste parti passeremo la nostra colla, la nostra celluloide diluita. In questo modo. Adesso si stanno. È troppo sotto. Adesso niente, adesso fai appostare le valvole sia davanti che dietro in base uguale. Che ti appoggi sia davanti che dietro. E la fai sentendo se questo pezzo di cosa, che sarà di qualche centesimo di spessore, se ti fa pressione vuol dire che la tenuta c'è, altrimenti uscirebbe. Se no c'è leggermente sollevata, quando schiacci la fise senti ti perde aria. Quando l'aria è compressa, caro mio, sai che sforzo fa? Allora se trovo una minima apertura senti come se ci fosse un foro enorme. E qui non ti tiene, cioè la testiera quando la provi, la fisa, quando ce l'hai in piedi sul mantice, se ti cade vuol dire che perde. Se invece sta in piedi vuol dire che la tenuta c'è. Guarda Dio qui, adesso ce la faccio vedere. Questo qui è in terza, ci sono tre, due nel piano e uno nel cassotto, quindi questo cassotto. Questo qui è il bandoneon giusto.
fatto che col violino. Perché è più sgradevole. È più dolce, è dolce. Gianni Cavazza è uno degli ultimi grandi intonatori, forse è l'ultimo grande intonatore della nostra fabbrica, ed è una persona appunto che da considerarsi il giovane dei vecchi, della vecchia scuola, ed è comunque un'abilità eccezionale. Me la fa. Metto sul tavolo tanto per nem. Ma qui è là. Mira, c'è un altro qui. E là. Senti. Ricordavo, no? Con questo qui. Là sulla fisarmonica facevano là e partivano e facevano come ho fatto io là, i 12 note, dopo fanno le quarte e le quinte anche per quanti sono i 12 note, le ottave, che ricordare vedi che si vede un po', poco alla volta si vede, adesso è la destra, vedi, in alto, la destra che è ancora chiusa, adesso continuo a toccarla in punta lì. Io ho cominciato dal 47, mi sono andato via nel 63, però dopo ho sempre fatto qualche cosa, adesso ho sempre 4 anni che faccio più, e mi cercano ancora, che adesso non c'è più nessuno. Si sente anche questo qui è il crescente, adesso ci diamo il calante, adesso il calante la limo dietro, per dare il crescente la limo in punta che viene alta. E comincia a venire il calante. Come sentite di là? Anche qui sono più acuti. Che le voci sono montate sulle soniere, suonando, facendo la vibrazione, tocchino sul fondo della soniera e quindi bisogna ritoglierle e riaccorciarle. Allora si fa prima per evitare questo problema. Una volta fatto, la soniera è pronta per essere montata e quindi passata nelle mani dell'accordatore. Ok. Vuoi vedere la precisione del tastiere delle P? Lo faccio solo io, Hai visto?
e non si muovono di un centesimo. Vai in un'altra ditta e fatti fare questo lavoro, ti vogliono i tasti di contro la finestra. C'è un po' di tutto, quando c'era da comandare venivano qui, non c'è più l'alluminio di là, non c'è più il legno, allora chi capa tutti i quaderni, anche dentro scomandava la roba. C'erano qui delle ragazze, ecco, le due lì, una là, una qui. Perché... ah, guarda, c'è ancora una fotografia che avevo fatto. Sì, messa da chi in camera, chi sono in centro, così. Qui c'era la signora mamma del dottore, c'è il dottore che soffre di tanti anni fa. Eravamo fuori, ma non fuori tutto il giorno, andare in officina a fare della pega, andare in officina a tranciare i tasti. E loro, quando il lavoro si prendeva, non era loro che ce lo dicevano, ormai sapevano noi quello che avevano da fare. Se erano comandati, va fa qua là. Sì, se uno aveva bisogno di un lavoro, deve uno che la feva. Ma era finito un lavoro, vedevo che c'era la da lucidare, andava a lucidare. C'era da andare da là, magari aiutare qualcuno, si andava di là. Però non c'era nessuno che ci pressava proprio, ecco, da fare. E nemmeno un lavoro proprio fisso, perché ognuno faceva... Infatti vedi anche Roberto, se andava in plissagra, andava all'estrante, andava all'estrante, un po' di tutto, insomma. Però non era anche bello, perché sono un po' in compagnia, un po'... si andava abbastanza d'accordo, insomma.